Ciao a tutti, sono Andrea e benvenuti in un nuovo video. In questo video voglio entrare più nel dettaglio negli istogrammi con Python. In particolare, li avevamo già utilizzati sia nel programma per la simulazione della Serie A che per la Bundesliga, allo scopo di rappresentare i punteggi, l'andamento, diciamo, dei punteggi delle squadre di Serie A e di Bundesliga, secondo il mio simulatore. Qua per esempio sono rappresentati i grafici della Serie A, questo è un vecchio grafico che già vi ho mostrato, gli Atalanta, Inter, Lazio, Juventus. Però entriamo più nel dettaglio. Ho preso il grafico di base. Cosa serve per poter realizzare un istogramma? Bene, prima di tutto bisogna importare la libreria matplotlib.pyplot. Poi bisogna scrivere il numero della figura che si va a inserire. Nel nostro caso ho solo una figura, quindi scrivo plt.figure1. In questa istanza si può anche aggiungere altre informazioni, per esempio la grandezza dell'immagine. Se per esempio scrivo figure size uguale, inserisco nella tupla la dimensione x e la dimensione y, per esempio 15, 15. Vediamo che il grafico è diventato gigantesco. Se lo rimpiccioliamo un po', 10, 10, ecco. Può essere utile quando abbiamo molte più informazioni, non con un grafico così semplice. Però è qualcosa che si può fare. Lo lascio 5, 5. Bene. Dopo io ho inserito il titolo. E ho fatto plt.hist. PJ, perché PJ è l'informazione che voglio plottare. Quello che va a fare è visualizzare tutte le frequenze di questo vettore. Per esempio, la Juventus aveva la maggior frequenza di finire a circa 92-93 punti, quindi lui è andato a sommare tutte le stesse frequenze e rappresentarle in grafico. Quindi gli istogrammi sono molto comodi per poter visualizzare quali sono le quantità, i numeri che rincorrono di più in un certo vettore. Si possono però aggiungere ulteriori informazioni. Io avevo già fatto vedere qua che avevo inserito il numero di barre. Infatti, se andiamo a leggere nella documentazione, si vede bins. In generale bins si può anche omettere, ma è la stessa cosa. Quindi se scrivo bins uguale 20, avrò 20 barre nel mio asse X. Scrivere soltanto 20 è la stessa cosa, per come hanno realizzato loro il programma. Ma possiamo aggiungere anche altre informazioni. Come vedete c'è molta roba. Per esempio una cosa molto utile è il cumulativo. Cumulative uguale true, di default false. Il nostro grafico diventerà cumulativo, cioè si va da 0 a 1000, perché nel mio caso avevo realizzato 1000 simulazioni, in cui vado a visualizzare la barra come aggiunta del grafico. Quindi le barre le vado a realizzare come incremento del mio grafico. Quindi, per esempio, in questo punto qua c'è il maggior incremento perché in questo punto vi è la maggiore frequenza del grafico non cumulativo. Come vado a leggere questo grafico? Per esempio, se io mi metto su questo valore, che è rappresentato da circa 900, 900 e qualcosa simulazioni, verifico che questo valore si trova a circa 97. Cosa vuol dire? Che almeno 900 e passa simulazioni, la Juventus realizza meno di questo punteggio. Se voleste approfondire, vi lascio un link in descrizione. Andiamo avanti. Dopo il cumulativo, qualche altro parametro utile, per esempio l'orientazione. Posso mettergli sul grafico orientation uguale horizontal. Quel che succede, vado a invertire l'asse X con l'asse Y. Questo può essere comodo in determinate situazioni. Tutto sta a voi essenzialmente, siete voi a decidere come impostare il vostro grafico.
Questo è il bello di Python, vi permette la totale libertà di gestire le vostre informazioni da visualizzare. Per esempio, un'altra modifica che potete fare è il colore. E se i colori in Matplotlib sono definiti da alcuni codici, per esempio tipicamente la lingua inglese B blue, G green, poi si possono anche fare diversi range di sfumature. Ma proviamo a fare qualcosa di semplice, tipo color uguale green, e il grafico diventa verde, giallo e ciano e così via. Con il log il grafico diventerà logaritmico, quindi vedete si passa alle potenze di 10. Questo può essere molto utile per, non so, per un diagramma di Bode, per esempio. Beh, direi per oggi basta così. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e mettete like al video. Ciao a tutti da Andrea. Ciao!